Il campanile della piazza di Cantiano segnava le ore 16, quando un'enorme bomba d'acqua ha colpito senza precedenti il piccolo paese della provincia di Pesaro Urbino. Pioggia che per ore scese ininterrottamente, causando danni in tutto il territorio comunale, mettendo a repentaglio la vita e la sicurezza dei circa 2000 abitanti, che per lunghi momenti hanno vissuto nel terrore senza vedere la fine. In 3 ore ha piovuto come in tutto il 2021, provocando l'esondazione del fiume Burano, che nonostante gli argini alti 6 metri e larghi 10, è salito di almeno 7-8 metri. Danni ingenti in tutta Cantiano, con il centro storico sommerso da almeno 1 metro d'acqua, auto galleggianti, negozi e case allagate e continui blackout elettrici. Un'alluvione che con sé si è portato via tanto, sacrifici, beni, lacrime. Sono almeno 50 le case inondate, circa 40 le macchine trascinate via dalla corrente. È stato un risveglio difficile questa mattina per i cantanesi, che rimasti senza acqua, luce e gas, e dopo ore infernali vissute nel buio, si sono ritrovati a tu per tu con il disastro naturale e i danni che ha provocato. Alla luce del sole si è potuto vedere come il fiume si sia ritirato lasciando il paese ricoperto di fango, con macchine incastonate, strade distrutte e appartamenti inagibili con bar, farmacie e negozi spazzati via. Di ieri sera la notizia della chiusura momentanea di tutte le scuole, così come per la strada della Contessa. Da questa mattina, dopo ore da incubo, Cantiano, tra lo sconforto generale, cerca di risollevarsi, di ripartire nonostante le mille difficoltà, ad iniziare dal suo sindaco Alessandro Piccini. E fortunatamente non abbiamo persone disperse al momento, quindi questa emergenza non ha colpito le persone fisiche, questa è l'unica cosa positiva. Non abbiamo neanche sfollati perché le situazioni, quelle più emergenziali, sono state riallocate o nel circuito delle parentele oppure tramite le nostre strutture residenziali per anziani. E poco fa, ecco, proprio in una riunione con la Protezione Civile Nazionale, ci è stato confermato il riconoscimento dello stato d'emergenza. Noi abbiamo già proceduto in questo senso, ovvero da stamattina, in ausilio ai nostri mezzi, abbiamo intercettato e affidato i lavori anche a ditte private, che assieme a noi stanno ripristinando la viabilità sulla rete comunale del capoluogo delle frazioni e liberare dai detriti tutto il centro storico che è stato travolto dalla, ecco, l'esondazione dei torrenti che è avvenuta ieri. Quindi questa è la situazione, i danni sono ingentissimi, tutto il centro storico, tutto l'indotto artigianale è saltato, le ditte sono state tutte allagate, quindi ecco, io mi auguro che insomma, non ci si lasci soli di fronte a dei danni economici ingentissimi come quelli che abbiamo subito. Della vecchia Cantiano resta ben poco, a causa di un'alluvione che nella provincia di Pesaro Urbino ha investito anche Cagli, Pergola, Frontone e Serra Sant'Abbondio, creando grossi disagi e danni ad abitazioni e viabilità.